Marzeoli, giornalista, collega e soprattutto una donna molto attenta alla salute, al benessere, oltre che all'ambiente. Allora Lisa, raccontiamo intanto perché hai scelto di venire qui, di alimentarti in modo sano. Beh, perché qui vedo dei prodotti DOP, DOC, cioè dei prodotti di grande qualità. Secondo me è molto importante la qualità di quello che si mangia. Devo dire che io tutta la vita ho fatto diete, perché tendenzialmente ingrasso facilmente, e quindi ne so qualcosa. E ho capito con l'esperienza che l'importante sono le piccole porzioni, ma soprattutto la qualità, cioè cose non raffinate, cose più possibili naturali, che non ti gonfiano, che non sono piene di tutte quelle cose che poi ti fanno male. Ecco, quindi attenzione alla qualità è una cosa per me importantissima, anche nella spesa, nel biologico. Bravissima. Lisa, oggi c'è un'attenzione particolare, questo stiamo insomma guadagnando punti, nell'alimentarsi secondo la tradizione della dieta mediterranea. Sono finiti i tempi in cui si mangiavano solo proteine, e quando si smetteva di mangiare solo proteine improvvisamente si ingrassava di nuovo e subito. Allora, tu che ne pensi? Che posizione hai sulla dieta mediterranea? Allora, sicuramente è la migliore. Certo, bisognerebbe un po' limitare più che altro, secondo me, le farine raffinate, cioè la 00. Se si riuscisse a mangiare, insomma, pasta di farro, la quinoa, tutti quei carboidrati che comunque sono riconosciuti anche dal punto di vista medico come sia nutritivi che buoni per la salute, sarebbe la cosa ottimale. Da abbinare sempre alla dieta mediterranea, però il carboidrato possibilmente o integrale o di farro, evitando lo 00. E poi la farina più raffinata. Chiudiamo dicendo che accanto ad una sana alimentazione, se uno non si mantiene in forma attraverso l'attività fisica, beh, insomma, ha una rilevanza inferiore fare attenzione a ciò che si mangia. Ecco, un'altra cosa che ho capito con il tempo è che la mattina bisogna fare almeno 40-50 minuti di tapis roulant, camminata veloce, fa tantissimo perché il metabolismo si riattiva, si brucia di più e si dimagrisce. Però la mattina, appena alzati, bisognerebbe farlo. Benissimo, grazie Lisa Marzoli per averci commentato naturalmente questo happening. Grazie.